Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi ragazzi iniziamo questa nuova 24 ore un po' particolare, perché oggi andrò a cucinare agli Elitz per 24 ore. Ebbene sì ragazzi, partiamo dalla colazione. Sono le 8 e mezza del mattino, stanno ancora tutti dormendo raga. Io sono l'unico sveglio e andrò a preparare la colazione agli Elitz. E ho deciso di fare una cosa un po' molto dolce e buona. Quindi partiamo dalle crepes raga. Io direi di possiamo entrare dentro ed iniziare a fare queste crepe. E nulla, cioè le crepe sono molto facili da fare. Latte, uova e farina sono 3 ingredienti. Sono ligotto. Molto easy. Direi che possiamo iniziare ad andare a farle. Andiamo dentro a farle, dai. Ok, ho preparato gli ingredienti. Ora ve li mostro. Qua abbiamo le uova, Nutella, latte, farina. E poi qua abbiamo zucchero a velo, gocce di cioccolato nero e gocce di cioccolato bianco. E poi succo d'acero. Questi sono per, diciamo, decorare sopra. E questo ovviamente per fare l'impasto. Io direi che possiamo partire subito. Ok, allora partiamo subito. Ho bisogno di 3 uova. Uova. Questa qua è la dose per praticamente 16 crepes. Sono 6 uova, 1 litro di latte e mezzo chilo di farina. Io quasi quasi ci metterei anche un po' di zucchero per farla più dolce. Allora, iniziamo a sbattere il nostro composto. Allora, iniziamo a metterci piano piano la farina. Ok, ragazzi, l'impasto è pronto. Adesso lo facciamo riposare un po'. Ok, raga, padella messa. L'impasto è pronto. Il mestolo pure. E siamo pronti per fare le crepe. Ok, adesso lasciamola lì sul fuoco, Andre. Ok, prepariamo la prima crepe, raga. Vediamo se questa padella alta va bene, se no passiamo a questa qua più bassa. Ragazzi, direi che la prima è pronta. Di fianco c'è anche il caffè, eh. Questo è per Antonella. Olè. Wow. Non l'ho fatta saltare tantissimo, però. Wow, bravo. È pronta, Anto. Adesso l'assaggio io? Sì. Facciamo Nutella e gocce di cioccolato bianco. Nutella e gocce di cioccolato bianco? Sì. Ok. Allora, Nutella. Direi che è un bel cucchiaione di Nutella. Spargiamo la Nutella. Olè. Che buona. Ah, ragazzi, ci siamo. Ti devo dare un voto? Come vuoi tu, Anto? È bruciacchia un po', mi sa. Buono. Superata. Top. Voto 8. Olè. André, hai voglia di crepes? Quante ne sono in tutto? No, sono da fare. Due ne posso mangiare. Due? Oh, si vogliono porca, André, due. Sì, ho fame. Vabbè. Come la vuoi, André? Ma ne avrò due sicuramente. Dopo, prima una ciascuna. Allora la prima. Faccio a maple syrup. Ok, quindi sopra maple syrup, sì. Dentro va niente, cioccolato, no, dentro, quindi no, normale. Già è bello calorico questo. Ok. Oh, adella. Oh, sono emozionated. Tutta per te. Anto, tu come la vuoi? Già la Nutella base l'ho messa. Ok, e voglio un po' di sciroppo di Gio. Salito, il mio giudizio. Allora, giù. Una bomba. In 3 minuti l'ho finita. Wow. Quindi Marello sta ancora mangiando, il giudice per nulla. Da 1 a 10. Ehi, già ho finito, Andonè. Quindi 10 per te, Andrè. Me 9, perché 9. La perfezione non esiste. Anto, la tua. Ma c'è anche lo zucchero a velo. Se ah no, vuoi. Però è maple syrup. No. Vado a mangiare. Ok, vai, Anto. Crepes di home, poi c'è il cioccolato bianco dentro. Poi qualche smartis anche dentro, ha detto. Zucchero a velo. E direi che è pronta, ragazzi. Questa è quella di home. Adesso magari ci mettiamo qualche smartis sopra. E via. Questa qui è la crepes di home, ragazzi. Quella di home mi sa che è quella più. C'è le smartis fuori e dentro. Ma che cosa è piena a te? Guarda. Tati, pure a me devi farla così. Un'altra. Sì, la mia Andrea. Che conta. Hai fatto schifo però, ma sì. Guarda qua, guarda, normale. Mi piace allora. Fare schifo. È indecente questa crepe, troppo zuccherosa. La mia. Tu mangi la tua, io mangio la mia. Vabbè, anche è buonissima. Allora facciamo un po' di Nutella, anzi tanta Nutella, gocce di cioccolato bianco. La chiudiamo e poi un po' di zucchero a velo. Perfetto. Non può mancare mai. Anche la crepes di Ivano è pronta. Diciamo che è classica, però ha avuto un po' di gocce di cioccolato bianco in più. Iva, buon appetito. Grazie, Tati. Alla salute tua. Olè. Quindi, Harry, come la vuoi la tua crepes? Tati, Nutella e gocce di cioccolato bianco. Ok, base di Nutella messa. E adesso ci mettiamo anche le gocce di cioccolato. Eccole qua. Vieni, Harry. Grazie, Tati. E buon appetito. Grazie mille. Ultima crepes. Bella. Ce la dividiamo io e Andrea. Certo. Vai, Andrea. Guarda me col sirup. Madò. La ci sta, va. È la terza crepe questa, Andrea. No, la seconda. Non ah, me. Ok. Perché vabbè, questa ce la dividiamo, spaventando. Dai. Per chi mi pigliate? Sono porco. Tatino 23. No.
Orario di pranzo, raga, dopo aver fatto una colazione abbondante, direi, con le crepes, questo pranzo lo faremo con tritato con ragù più sugo di polpette. Oggi mo mi aiuta Giuseppina, raga, così facciamo ragù top e nada, adesso lo prepariamo e vi facciamo vedere. Allora, qua c'è il soffritto per ragù, ragazzi. Abbiamo sfumato col vino bianco e ora facciamo le polpette. Ci mettiamo un po' di carne macinata e poi facciamo le polpette. Olè. Tati, cosa stai facendo? Adesso butto metà di tritato. Ok. Così facciamo il ragù. Adesso giusto per diciamo insaporire. Sì, esatto. L'uomo da sposare. Beh, ragazzi, stiamo aprendo le bottiglie di sugo, così le mettiamo via con la prima. E uno, e due, Amica scende. Poi mettiamo sale, pepe, vabbè, gusti, ragazzi. Gusti, ingredienti segreti. Ecco qua. Quelli non li vedrete però, perché sono segreti. Sono per insaporire. E per le polpette c'è anche un ingrediente segreto. Che avevi, diciamo dopo, quello ve lo diciamo però, sì. Dopo però. Giuseppi, cosa stai facendo, Giuseppi? Sto ammorbidendo il pane perché non si butta niente, ovviamente. Sì, perché ci ha avanzato del pane. Esatto. E quindi facciamo le polpette col pane. E poi mettiamo l'ingrediente segreto. Che è il miglior amico di Fuse Gamer, esatto. Il latte, quindi gli piacerà sicuramente. Sì. Quindi raga, non abbiamo preso il pan grattato, anche se ce l'abbiamo, però facciamo così. Modo casareccio questo, direi. Molto casareccio. Sono molto più buone le polpette così, provate. Anzi, dovrebbero venire prima più morbide, perché col latte vi ammorbidiscono. E pure col pane, è tutta un'altra cosa. Quindi ragazzi, adesso vi facciamo vedere. L'impasto è qui, anzi la base dell'impasto. Ah, le polpette, ragazzi, formaggio, sale, uovo, pepe, latte e parmigiano. E parmigiano. E Giuseppino impasta. No, in realtà stiamo impastando insieme. Sì. Ragazzi, diteci voi come fate le polpette. O se no usate il nostro metodo. Esatto. Ragazzi, Giuseppina sta iniziando a fare le polpette. Eccola qua la prima. Qua c'è tutto l'impasto e le palle sono pronte. Ora fanne tu qualcuna, dai. Ne faccio qualcuna, va bene. Sì. Ti do il cambio. Le polpettine sono pronte. Adesso le facciamo riposare un pochettino nel frigo e poi nel sughetto. Che bello! Madonna, quanto sono buone! Diamo le polpette, regà. Giuseppina, finalmente mettiamo le polpette nel sugo. Sì, mamma mia, come sono belle quando affondano. Dati, fai vedere come vi affondano. Guarda, Madonna! Peplo! Proprio mamma mia! Mamma mia! Le mangerei una cruda? Sì. Abbiamo messo anche l'acqua su per la pasta, ragazzi, rigatoni, perché al mio migliore amico piacciono i rigatoni, raga. Rigatoni e latte, cioè abbiamo fatto tutto per lui. Giuseppe, mettiamo il sugo, quindi ragù, olè, tutto? È normale. È normale. E rigatoni e ragù, olè. Finalmente, ragazzi, polpette e rigatoni. Mamma mia. Dovevi impiattare tu. Vabbè, comunque abbiamo fatto insieme oggi il pranzo. Ragazzi, buon appetito. Grazie tanto. Buon appetito. Andrea, buon appetito. Andrea, com'è? La polpetta. Vai, vai, assaggia. Buonissima, brava Giuseppina. È buona, buona. Vai, va, parla, va, di qualcosa. Ah, questa sera fritto, ragazzi. Cenetta barra McDonald's. Alla McDonald's stasera, raga. Lì stanno già le padelle con l'olio bollente e sono pronto a friggere. Ragazzi, la cena perfetta. Il fritto. Like se ti piace la roba fritta. Tati non ha cucinato le patate fritte. Ragazzi, buon appetito, buona cena a tutti. Anzi, no, aspettate, prima assaggiamo, scusate. Assaggiamo. Esatto. Ma che devi assaggiare? Il fritto è sempre buono, anche le pietre sono buone. No, vedi. Come no? Assolutamente. Comunque no. Queste patatine hanno veramente un bel aspetto. No, sono buone. Le patate, ah, hai già assaggiate. Ma manca la sedia, siete proprio. Oh, assaggiamo le ciotole. Tanti prenditi in frizzetti. No, no, non esageriamo. No, 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 grazie. Milanesi, allora sì. Sì, trecciolino. Manca quello di Tatino. Quindi la facciamo, vai, una per Tati. Sì, ma ce la e una per me. Go. Buon appetito. Grazie, Tati. Buon appetito. Allora, colazione Tati, un bel 8 e mezzo. Era molto buona, però era pesante, però vabbè, è un discorso mio. Allora, la pasta, poi a pranzo abbiamo mangiato la pasta, le polpette le ha mangiate, era buona anche quella, un altro 8 e mezzo. Questa di stasera è molto buona, un altro 8 e mezzo. Grazie, Harry. Mister. Colazione 8, pranzo 9, cena buona, ma era facile. 7. Allora Tati, colazione diamo un bel 7 e mezzo. Ok, 7 e mezzo. Giusto per cominciare bene la giornata. Pranzo, c'è stato il tocco nelle polpette con il galbanino, quindi diamo un bel 8 e mezzo. Mi sei un po' perso sulla cena. Molto sulla cena!
cazzo da cero! Il piatto è buono, quindi molto, no. Molto semplice, ma diamo la sufficienza, un 6. Wow! Cattivo! Allora Tati, colazione 8. Se avessi fatto qualcosa di creativo anche da bere, da metterci di fianco, insomma, avresti eccelso ancora di più, però è già ottimo. Pranzo molto 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 buono, mi è piaciuto veramente un sacco, infatti ti do un bel 9,5 Tati, buonissimo. 9,5, facciamo 10 a Giuseppina e 9 a te, così insieme fate 9,5. Mentre per la cena 7,5. Okay. Ma perché? Perché cioè è stato creativo sulla colazione, è stato creativo con il pranzo. Ma era buona. No, buona. Era tocco, diciamo, da McDonald's, che non c'è. Era troppo easy. Era un po' easy. Classico. Esatto, io ti avevo già dato l'8 stamattina. No, no, Antonio, tu dopo, tu e Giuseppina dopo. Alla fine loro due, perché è il voto più importante. Allora, io ho detto 9 stamattina, lo riconfermo. 9 a pranzo. Ma io avrei dato 10 a pranzo, Andrea, c'era il tocco della tua ragazza. No, 9. Vabbè, no, è meglio che della nonno. E poi ho detto a Tati di fare tipo una cotoletta non tanto cotta e mi ha messo a sentire e quindi sentiro. Vabbè, comunque avete capito, 9. Ok, Domenico. Allora Tati, sulla colazione 10 perché io amo le crepe, quindi 10. Però sul pranzo ti dirò 8 meno, ma solo perché a me piace salato e la pasta non era, era un po' dolce, anche le polpette erano un po' dolci. Ti aggiungere sale? Sì. Ma cioè dei temi te li ha posto le cose. No, ti piace salato, ha detto. Appunto. Fa male. No, ha detto ti piace salato, vabbè. E invece qua, semplice come gli altri, si do un 7,5. Immorta! Anzi, guai, immorta, vai. Tati, io sono brava, lo sai. Stamattina ti avevo già dato l'8 per la colazione. Lo confermo, buonissima la colazione, mi è piaciuta molto. Il pranzo è sicuramente il best, quindi un bel 9. Okay. Per il pranzo, veramente molto buono. Le polpette soprattutto mi sono piaciute molto. E anche la cena mi è piaciuta tanto, quindi 8,5. Godo. La vera Giuseppina su Instagram. Allora, colazione non l'ho fatta. Però aveva una bella faccia, diciamo, quindi per l'aspetto ti do un 6. Okay, non l'ho assaggiato. Il pranzo ti do un 9,5, onestamente. Ok. E invece per la cena, diciamo che il fritto non è che tanto mi fa bene. Aspetta un po', raga. Però dai, ti do un 8, cioè. Grazie, Giuseppina. Niente, tanto.